10 minuti la sarà con le notizie, abbiamo qualche aggiornamento e intanto la notizia che attendevamo anche. Sì, aspetta, la notizia che ci chiedevano prima i nostri ascoltatori, l'ascoltatrice in particolare ci segnalava Barbara. Delle difficoltà Barbara sulla strada dei fiori, è arrivata la notizia 20 km di rallentamenti e nel tratto compreso tra Borghetto Santo Spirito e Spotorno in direzione della 7 Milano Genova, questo per traffico. Intenso. E poi una buona notizia invece per tutti i romani, perché sul raccordo anulare il traffico del raccordo è adesso regolare anche nell'ultimo tratto dove c'erano delle code tra lo svincolo 18 via Casilina e lo svincolo 23 via Appia in carreggiata interna, nulla più da segnalare. Sulla 3 questa è la notizia, Napoli Centro, Salerno code per il traffico e il mancato assorbimento da parte della viabilità ordinaria, e tra i tanti messaggi che stiamo ricevendo salutiamo anche Enzo che sta rientrando da una Pasqua bellissima trascorsa con numerosi parenti che abbiamo in Basilicata. Allora Enzo, a te naturalmente buona Pasqua fatta, ma soprattutto buon rientro e buon viaggio. Get so high.
pensa di chi viaggia. Radio. Rai, GR1. Buongiorno da Colomba San Palmieri. In apertura un'ultima ora dalla Gran Bretagna. Nella notte, nello spazio di un'ora, ci sono state due sparatorie a Londra. Una ragazza di 17 anni è morta, colpita da un proiettile alla testa, ed un ragazzo, 16enne, è rimasto gravemente ferito. Quando è arrivata a Tottenham, al quartiere della prima sparatoria, la polizia ha trovato l'adolescente agonizzante. Il ragazzo, invece, era stato trovato poco prima con gravi ferite provocate da un'arma da fuoco nell'area di Walthamstow. E ci spostiamo ora in Medio Oriente con il passo indietro del premier israeliano Netanyahu sull'accordo con l'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati per il ricollocamento di migliaia di immigrati illegali africani, in maggioranza etiopi ed eritrei. Annulla l'accordo con l'Agenzia ONU per i rifugiati, sfiora l'incidente diplomatico
Italia crea risentimento nella destra più conservatrice e alla fine Benjamin Netanyahu fa dietro front. Ho deciso di sospendere l'applicazione dell'accordo, scrive su Facebook. Accade tutto in poche ore. Nel pomeriggio di ieri il premier dichiara: trasferiremo nell'arco di 5 anni 16.000 profughi africani da Israele ai paesi occidentali. Tra questi Italia, Germania e Canada. Ma stretto giro la Farnesina nega, non c'è alcun accordo. Stessa smentita da Berlino. L'intesa con l'ONU avrebbe dovuto sostituire un contestato piano per l'espulsione di 40.000 eritrei, sudanesi e somali arrivati probabilmente nello Stato ebraico tra il 2005 e il 2012. Piano contestato dai più liberali del paese, ma anche dalla destra radicale, e che ora potrebbe essere riesumato. Valeria Paschetti, GR1. E del ricollocamento forzato degli immigrati continua ad occuparsi anche la Casa Bianca. Verrà imposto ai giudici americani un sistema di quote per velocizzare l'espulsione e il rimpatrio dei clandestini. Secondo il Washington Post, i giudici dovranno risolvere almeno 700 casi all'anno per ricevere un giudizio soddisfacente riguardo alle proprie mansioni. Secondo i sindacati di categoria, si tratta di un passo senza precedenti che rischia di minare l'indipendenza della giustizia. Ora la politica nazionale, con l'attesa per l'avvio del primo giro di consultazioni per il nuovo governo al Quirinale domani mattina. Il capo dello Stato Mattarella incontrerà per primi i presidenti delle Camere, poi sarà la volta dei gruppi e dei rappresentanti di tutte le forze politiche, a partire dalle meno numerose. Gli ultimi del pomeriggio di dopodomani, 5 Stelle, che oggi si riuniranno per definire la loro posizione. Il titolo Mediaset nel primo giorno di apertura di Piazza Affari, dopo l'intesa siglata venerdì con Sky per i servizi premium. L'accordo tra le due piattaforme, che consentirà di incrociare l'offerta dei pacchetti televisivi a pagamento, piace evidentemente agli investitori. Mediaset ha registrato rialzi fino al 7%, a tratti non è riuscita a far prezzo. Un'alleanza strategica che stravolge il settore delle TV, ma che spariglia anche le carte nella gara per i diritti del calcio nei prossimi anni. Il recente accordo tra Sky Italia e Mediaset Premium prevede per quest'ultima 9 canali su Sky, che a sua volta trasmetterà a pagamento sul digitale.